Eccoci, benvenuti al sesto episodio di Weekly Seeds. Qui è Federico, con me Amalia. Ciao Ciao a Amalia. tutti. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Anna Bucci, coordinatrice del Youth Network e del Global Landscape Forum. Ciao Anna. Come Ciao Federico, ciao Maria, ciao a tutti. Bene, va? bene, tutto benissimo, voi? Anche Bene, noi. bene, bene. Sì, è arrivata l'estate, c'è il sole, si sta meglio. Bene, bene, bene. Ma allora oggi siamo qua con Anna per capire un po' meglio della questione della decade, o poi Anna dirà meglio come la traduzione italiana, io lo dirò in inglese, della Decade on Restoration Ecosystems, indetta dalle Nazioni Unite, e sono questi 10 anni, dal 2021 al 2030. Giusto, Anna? Esattamente, sì. In cosa Decade on Ecosystem consiste? Restoration. Tu hai detto quella facile in inglese. In Ci italiano lasciamo abbiamo dovuto in italiano. fare una ricerca per capire come si diceva, però ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo trovato e si dice decennio globale per il ripristino degli ecosistemi. Ok. Bello, è più chiaro, non è vero. Cosa significa? Qual è l'obiettivo di questa decade? E con il Global Landscape Forum, che da ora in poi chiameremo GLF perché il nome è molto lungo, quali sono le attività che avete pensato e anche, beh, che cos'è quindi il GLF, essenzialmente? Va Dici bene, un po'. allora iniziamo da che cos'è il GLF, che dici? Vai, sì. Spiego un pochino di più di, sì, rispetto al GLF e al ruolo come Youth Coordinator magari. Allora, sempre anche su questo, sempre avuto un po' di difficoltà a spiegare il GLF in italiano, sempre perché ovviamente lavorando in inglese poi tradurre le cose in italiano si fa sempre un po' di fatica, quindi chiedo perdono in anticipo se dovessi fare qualche strafalcione. comunque il GLF è è la più grande piattaforma knowledge led, quindi proprio guidata dalla conoscenza di qualsiasi tipo, conoscenza scientifica, conoscenza tradizionale, indigena e così via, sull'uso sostenibile del territorio. E questo diciamo è la versione ufficiale, però che significa in pratica? È una piattaforma che unisce tra di loro persone da diversi settori e diverse generazioni, ovviamente, quindi molto intersettoriale, molto intergenerazionale, con lo scopo di connettere le persone tra di loro e di favorire lo scambio di conoscenza, lo scambio di esperienza e, fine ultimo, di agire verso ovviamente il raggiungimento di ecosistemi più sostenibili, di raggiungimento poi a lungo termine dei Sustainable Development Goals. E questo più o meno è il GLF. Con il GLF io lavoro nel programma dei giovani, quindi facciamo tutte attività per giovani ragazzi, studenti e giovani professionisti, persone tra i 18 e i 35 anni, che appunto sono interessati a questi temi, ma temi. Comunque, il sviluppo sostenibile è abbastanza ampio, quindi si può prendere un po' di tutto. Si spazia molto nel territorio, quindi si può andare Esattamente. dall'agricoltore a diverse attività di gestione del paesaggio. E dicevi Global Landscape Forum, perché infatti io mi immaginavo un forum, quindi un evento, un qualcosa. È nato così l'idea? Esattamente, il Global Landscapes Forum è proprio partito da C4, che era diciamo, la madre del GLF, in cui delle persone a C4 hanno deciso che bisognava fare un evento in cui si parlava di come bisogna avere un approccio olistico alla gestione del territorio, quindi proprio Ok. quello che noi chiamiamo il landscape approach. Quindi in italiano non saprei come tradurlo, approccio paesaggistico, se Sì, vogliamo, un però approccio paesaggistico, sì. diciamo il significato è appunto quello del voler vedere e prendere un approccio che veda tutti i diversi settori di un ecosistema, dalla comunità, la sostenibilità.
dalla comunità, la finanza, magari la società, la biodiversità ovviamente e così via. E quindi si voleva fare una giornata in cui non solo si avesse questo approccio, ma anche si connettessero tra di loro persone da settori diversi, da tutte le parti del mondo, proprio con questo obiettivo di facilitare lo scambio di conoscenza, lo scambio di esperienza e quindi creare proprio una rete di persone, di esperti su questi argomenti. Ecco. Sì, certo. Infatti mi sembrava di capire che una cosa che stesse particolarmente a cuore al GLF sono le foreste, tra i vari paesaggi. Infatti, come hai detto tu, il C4 è il Centro Nazionale di Ricerca Forestale. Esatto. E ha base in Indonesia, quindi è proprio un approccio, è globale questo forum, dalle foreste poi sono partiti a ogni tipo di paesaggio, no? Esattamente, noi iniziando da CIFOR ovviamente con un interesse magari maggiore sulle foreste, poi pian piano siamo andati adesso, ecco, come dicevamo per la UN Decade on Ecosystem Restoration, quello che facciamo, il nostro target sono tutti gli ecosistemi, non è che semplicemente sulle foreste, un po' tutto, ecco. Bello. E siete riusciti, quindi un'istituzione comunque abbastanza top-down, perché mi immagino un forum globale ha comunque un approccio che si lega molto alle Nazioni Unite, a programmi globali, quindi a programmi che cercano di avere un'estensione molto ampia. Questo programma è riuscito a coinvolgere molti giovani o è stata un po' una sfida nel tirarli dentro, diciamo, alle attività più concrete? No, assolutamente, ecco. Allora, innanzitutto vorrei dire, potrebbe sembrare top-down, ma in realtà è molto bottom-up, perché quello che facciamo è davvero a partire dalle comunità. I nostri eventi, quando organizziamo diversi eventi o attività, sono sempre organizzati insieme alle persone che poi ne faranno parte. E questa è la cosa bella del GLF e questa è anche la cosa bella del Youth in Landscapes Initiative, che è il network, la rete del network con cui appunto io lavoro maggiormente. Beh. Che è un network di più di 60.000 persone giovani. Quindi, e io in questi 2 anni e mezzo in cui ho lavorato con il GLF ho notato che c'è una passione enorme tra i giovani di tutto il mondo di davvero mettersi in gioco, di agire in qualche modo, ma soprattutto di conoscere altre persone che abbiano gli stessi interessi, di far parte di una comunità. Ed è quello che anche il GLF ti dà alla fine, ti fa parte di una comunità, della comunità del GLF. Ok, va bene. Ma sì, il tuo ruolo quindi come scusate no, se vuoi raccontarci un po' chi sei tu e il tuo ruolo all'interno del GLF. Sì, certo. Allora, io al GLF appunto il mio ruolo è di gestire tutti i programmi che relativi a giovani, giovani appunto, come ho detto prima, si intende comunque studenti tra i 18 e i 35 anni, studenti e giovani professionisti. Ed è pure come ci siamo conosciuti con Federico, penso, tramite uno dei programmi che coordinavo. E sì, quindi diciamo il mio lavoro è proprio quello di coordinare, pianificare, anche sognare un po', no? Rispetto ai diversi programmi che possiamo fare legati alle attività del GLF con i giovani, quindi a partire da workshop per esempio quando si poteva ancora viaggiare, che si era di persona, si facevano gli eventi di persona, e nel 2019 abbiamo avuto questo evento ad Accra, in Ghana, e abbiamo portato 30 giovani persone in 2 comunità diverse a 2 ore e mezza, 3 ore da Accra, a scoprire come in una giornata
in un workshop di 2 giorni proprio per scoprire come queste comunità utilizzavano le loro risorse in maniera sostenibile. Quindi questo è un tipo di eventi, di attività che organizziamo, ma anche ecco le Youth Info Brief, quelle con cui siamo conosciuti con Federico, che sono questi giornaletti in cui pubblichiamo il lavoro di giovani scienziati o anche semplicemente ricercatori, in generale appunto facciamo attività sia di capacity building che di communication, quindi condividere con il mondo le attività che giovani da tutte le parti del mondo stanno facendo per, proprio per portare un cambiamento positivo nel loro territorio. Bello, infatti la cosa che si differenzia un po' dagli altri semplici network è che voi cercate anche in qualche modo di avere delle attività concrete per i quali si crea più l'aspetto di forum, quindi l'esempio che hai fatto ad Accra, oppure anche semplicemente l'esempio di questo giornaletto, racconta delle storie che a volte rimangono fermi in accademia, magari potrebbero essere interessanti per qualcun altro per avere delle ispirazioni per determinati progetti. Esatto, ed era esattamente l'obiettivo di quel giornaletto che... Il giornaletto che poi metteremo il link in descrizione così si può capire. Esatto. Di che si tratta. Ma e invece per questa decade fantastica che ha luogo, avete già in mente delle attività tipo quelle che ci hai descritto o ci saranno attività più importanti, più piccole? Allora, sì, diciamo, già abbiamo iniziato diverse attività. Innanzitutto magari spiego anche un pochino su che cos'è la decade, questo decennio, e che cosa appunto... che difficile parlare italiano ogni tanto. Qual è l'obiettivo che gli obiettivi si pone? Come hai detto te, Federico, prima il decennio è stato dichiarato già l'anno scorso ed è stato dichiarato da qua dal 2021 fino al 2030. Comunque, considerando che il 2030, come avevo detto prima, è il tempo limite sia per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals, ma anche molti scienziati hanno detto che appunto il 2030 è anche un po' questo limite di tempo che abbiamo per combattere la crisi climatica in cui ci troviamo. E quindi l'obiettivo di questo decennio è proprio di prevenire, fermare e rovesciare la degradazione degli ecosistemi in tutto il mondo, di tutti gli ecosistemi, da ecosistemi terrestri ovviamente, ecosistemi oceano, laghi, acque di diverso tipo, ecco. Come? Fiumi, laghi, qualsiasi. Esatto. Acqua, ed è perché ovviamente non è indubbio che ci sia un'urgenza nel rivitalizzare gli ecosistemi nel mondo, non c'è dubbio che le specie stanno scomparendo, specie diversa, la biodiversità sta diminuendo, e però dalla stessa parte più più è sano il nostro pianeta, ovviamente più sono sane le persone che ci vivono, quindi il ripristino, la restoration in inglese, che si vuole fare non è una restoration solo per la flora e la fauna, ma alla fine è un ripristino per le popolazioni, per la popolazione umana, è un ripristino per noi uomini e soprattutto è un ripristino delle speranze che magari il cambiamento, la crisi climatica venga frenata o che almeno venga trattata con la priorità che si merita. Mm-hmm. Sì. Bello, infatti Amalia, noi abbiamo incluso anche Anna e Global Landscape Forum per fare un po' questo collegamento tra cibo e ecosistema, giusto? Certo, giusto. Abbiamo già parlato anche di, c'erano anche altre persone che sono coinvolte anche nel discorso di paesaggio, eccetera, tipo Agroecology Europe Youth Network, mm-hmm. anche loro cercano di, parlano sempre di questo approccio olistico, mm-hmm. Al paesaggio, al cibo, però in effetti un network così specifico
sul paesaggio, il territorio e i giovani, attività molto puntuali, penso sia davvero ancora è unica come cosa. E infatti è bello insomma lavorare con il GLF proprio per questa ragione e anche per l'opportunità di sognare in grande del tipo di progetti che ancora rispetto alla domanda che mi avete fatto prima, che cosa facciamo noi al GLF per questa UN Decade, è uno dei progetti che abbiamo iniziato, ma è davvero iniziato da un sogno, un gruppo di colleghi in stanza a sognare che cosa possiamo fare che possa avere davvero impatto durante questa UN Decade on Ecosystem Restoration. E abbiamo detto, beh, ovviamente l'impatto lo ha anche l'azione sul luogo. E quindi abbiamo ideato questo programma dei Restoration Stewards, ambasciatori del ripristino, se vogliamo, del ripristino ecosistemico. E abbiamo già iniziato in realtà questo programma dall'anno scorso e quest'anno è stato il primo anno che abbiamo avuto 5, 6 Restoration Stewards in giro per il mondo. Ci sono due ragazze in Indonesia, una ragazza nelle Filippine, una ragazza in Kenya, una ragazza in Argentina e un ragazzo in Costa Rica. E tutti stanno ripristinando diversi ecosistemi, quindi ci focalizziamo su 6 diversi ecosistemi. E, ecco, per esempio c'è Marlon in Costa Rica, che insieme alla popolazione indigena che abita le montagne nella sua area, stanno ripristinando la zona e soprattutto le acque nella zona montana in cui si trova lui. Anna Lee in Argentina. Sta lavorando in un pezzo di terra proprio per ripristinare la zona forestale in questa zona, perché lei è il nostro Forest Restoration Stewards. Grace in Indonesia che sta ripristinando le barriere coralline. Quindi noi diamo loro sponsorship, quindi gli diamo un budget annuale. Li abbiamo legati, connessi a un mentor e poi gli diamo diversi tipi di opportunità, da opportunità di learning per imparare, sì, per diventare più esperti rispetto al proprio ecosistema, a appunto questo legame con il loro mentor che gli spiega magari appunto dal punto di vista scientifico come in effetti devi andare a fare il ripristino, perché poi bisogna sapere come fare, come ripristinare gli ecosistemi, ma bisogna anche sapere come non ripristinare gli ecosistemi, perché per tante persone ripristino, restaurazione è piantare alberi, ma non è ovviamente tutto lì, non si parla solamente di piantare alberi, perché c'è molto di più. E niente, ecco, questo è uno dei programmi che Beh, no, abbiamo. ho già tante domande su questo. Beh, la prima Io è ne ho semplice. una, secondo me, Vai, vai. che probabilmente si faranno anche le persone che ci ascoltano, visto che hai parlato di sponsorship e comunque budget. Chi finanzia il Global Landscape Forum, quindi? Il governo tedesco, fondamentalmente la World Bank. Ok. Sì, e infatti abbiamo la base in Germania, e i nostri uffici sono a Bonn. Ok, quindi il governo decide di stanziare dei fondi per il Global Sì, Landscape Forum. esatto. Ci sono diversi ministeri che finanziano diverse parti del nostro programma. Bello. E va a call o sono di default per voi? E vada a call. Ora vai troppo nel dettaglio. Ah, ok, non ero curioso perché. Penso sia call, non lo No, so, ma perché io perché. comunque mi occupo del budget generale del DLF, capito? Sì. A me danno il mio budget, quello che posso spendere per noi, per i giovani, e a posto A mi posto. occupo. No, lo chiedo perché una delle critiche che è fatta in questo mondo di ONG che lavora in giro per il mondo sono i fondi che sono per 2, 4 anni, poi finiscono e l'ONG parte, chi si è visto si è visto. Quindi, però mi sembra che comunque le Global Landscape Forum magari non saranno fissi, però si è costruita una certa reputazione per la quale può permettersi di vincere la call tutti gli anni, quindi vabbè, era un divario. Sì. E, ok,
Ok, quindi abbiamo dei fondi dal governo tedesco e dal World Bank. E Marlon e Grace, come li avete scelti? Come li avete trovati? Allora, abbiamo aperto una call, tra l'altro ora è anche aperta di nuovo per l'anno prossimo, quindi stiamo selezionando adesso i nostri 5 Restoration Stewards per il 2022. E come li abbiamo trovati? Abbiamo appunto aperto una call, abbiamo provato a raggiungere le parti più remote del mondo perché volevamo davvero scoprire da tutte le persone che stanno facendo progetti di questo tipo, e sembra che abbiamo ricevuto più o meno 270 application, quindi tantissime. Okay. E questo per l'anno scorso, quindi per quest'anno. E abbiamo messo su un selection committee, quindi abbiamo diversi partner, diverse organizzazioni, a partire ovviamente da C4 e a continuare con altre organizzazioni che si occupano di ecosistemi più specifici. E quindi loro sono nostri partner in questo programma. E ognuno di loro ha selezionato una persona che possa essere parte, che doveva essere parte di questo nostro selection committee, che appunto ci aiutava a decidere chi è che avesse l'application più più completa, alla fine, più interessante, esatto, e che appunto non si trattasse solamente di come abbiamo detto, si dice rigenerazione, che non si trattasse infatti di ripristino solamente dal punto di vista ambientale, ma che possa portare un ripristino che porta anche benefici alla comunità in cui avviene. E questi sono comunque dei criteri per noi importantissimi, perché appunto se uno deve essere olistico non può vedere solamente uno degli aspetti del ripristino. E è stato difficile sceglierli perché ovviamente 270 application sono tantissime e c'erano persone fantastiche che stanno facendo cose meravigliose, e quando uno legge di queste cose ti viene solo voglia di dire oddio, come possiamo fare a aiutare tutti in qualche modo, però alla fine bisogna prendere delle decisioni, certo. E per fortuna ci sono gli scienziati, quelli che ne sanno più di me, perché io alla fine di ripristino ecosistemico non è che poi ne sappia più di tanto dal punto di vista tecnico e scientifico, che possono dire, sai, qual è un progetto magari migliore rispetto ad un altro. Sì, bello. Questo si collega un po' alla mia seconda domanda che avevo prima, e era quella legata a quello che hai detto prima, cioè hai tanti bei progetti in giro per il mondo, anche di ONG, di giovani che si lanciano, proprio lanciano il cuore oltre la siepe, dicono voglio fare questo, ci sbatto la testa, e a volte ci provano e ci riescono, molte volte invece mancano un po' di conoscenza, no? Quello spirito iniziale, magari trovano un piccolo fondo per lanciarsi, però la realtà dei fatti è che molti dei progetti falliscono rapidamente, perché purtroppo sono cose complesse, ripristinare ecosistemi o ricostruire comunità, eccetera. Quindi mi piace molto quest'idea di stewardship e di mettere insieme dei ricercatori e dei fondi anche per spiegare come si può fare questo, e però di creare questo che in inglese è una parola bellissima, è l'empowerment, che in inglese si traduce chiaramente in una cosa molto più triste, tipo, no, che in italiano è supporto, non saprei come dire, sì, meglio empowerment. E quindi sì, favorisce anche questi giovani a realizzare i propri sogni, quindi mi sembra un bel cerchio come hai introdotto questa idea iniziale, poi come l'avete realizzata. E quindi ne sceglierete 6-7 all'anno o saranno di più? Allora, penso in genere saranno 5 in teoria, l'anno scorso pure dovevano essere 5, poi è successo che non riuscivamo a decidere di qua e di là, siamo riusciti a prendere dei fondi da altre parti e siamo riusciti abbiamo potuto, ecco, sponsorizzarne 6. Quindi dipenderà da quest'anno, dalle application che riceveremo, vedremo come poi sarà l'anno prossimo. Comunque in genere è 5, poi si vedrà.
In Italia ce n'è qualcuno o magari si può lanciare la call per... Beh, sì, sicuramente possiamo condividere la call. L'anno scorso non mi ricordo, mi sembra che solamente un progetto ricevuto, perché ovviamente io sono andata a vederle anche le diverse call, ero parte della short, mi occupavo anche di, come si dice, shortlist, Selezionare. scrematura. Selezionare una lista di Scrematura, candidati. bravissima, la parola che volevo era scrematura, di scremare un Crematura. pochino. E quindi ho visto appunto da dove venivano le persone e ero interessata se c'era qualcuno in Italia e mi sembra che c'era solo un progetto che però era di una persona greca il cui progetto aveva azione in diversi paesi mediterranei, quindi anche Bello. l'Italia. Però certo, ovviamente si può condividere la call anche in Italia, assolutamente. So che ci sono molti giovani anche da queste parti che si occupano di queste cose, quindi sì. Bene, Ma una bello. cosa che non mi è chiara è nel momento in cui io partecipo alla call, il mio progetto in che stadio deve essere? Cioè, è un progetto che è già stato avviato, è un progetto che fa fatica a partire, ma è una bellissima idea, quindi... Un'ottima domanda. E preferibilmente progetti già avviati. All'inizio, magari 1 o 2 anni che hanno già iniziato, però per esempio uno dei nostri Restoration Stewards ora aveva proprio appena iniziato. Quindi se noi vediamo in ogni caso un'idea appunto fantastica che ci sta, che ha davvero del buon potenziale, alla fine non è che viene eliminato solamente perché sta iniziando adesso. Però ovviamente che le idee che stanno proprio all'inizio devono essere davvero molto forti per poter essere selezionate. Quindi diciamo preferibilmente a uno stato già avviato. E una volta, cioè io divento steward per un anno, per esempio, e quindi il mio progetto è finanziato. Finito l'anno, cosa succede? Continuo a ricevere in qualche modo un budget o ho possibilità di... No, il budget sarà poi per i prossimi Restoration Stewards. Ok, certo. E come dicevo, l'anno scorso è stato, diciamo, quest'anno sono i primi Restoration Stewards che abbiamo Ok. avuto, quindi ancora non abbiamo alunni dei Restoration Stewards. Però l'idea è comunque, sì, purtroppo non possiamo continuare a finanziarli, però vogliamo mantenere il rapporto, vogliamo mantenere il contatto, vogliamo che potenzialmente loro facciano anche parte di questo selection committee per i Restoration Stewards dell'anno prossimo, vogliamo che in qualche modo loro facciano parte anche di questo mentorship program, quindi non solo avere la persona nell'organizzazione partner che... Sia il mentor, ma anche uno dei Restoration Stewards degli anni passati. Quindi ovviamente il contatto non verrà perso, le opportunità verranno. Ecco una cosa che col GLF noi ovviamente ci capitano sotto mano molte opportunità di partecipare a eventi globali, a eventi anche non globali, anche nazionali, regionali e così via. Quindi quello che facciamo è anche connettere poi questi ragazzi con queste altre realtà globali o quello che sia, ecco. E quindi questo continuerà anche gli anni prossimi. Certo, daremo spazio magari ai nuovi Restoration Stewart, ma non per questo ci dimenticheremo Dei di quelli di vecchi. quest'anno, ecco, sì. Bello. A quei promossi, insomma, quelli che hanno vinto, hanno avuto la possibilità di avere questo supporto per un anno per valorizzare la loro iniziativa, che ci sta, perché comunque da un grosso lavoro di comunicazione che fa il GLF, in più ci mette queste spinte a dei progetti concreti. Esatto, esattamente, sì. Bello, bello. E come coordinatrice di questi giovani, cosa ti piacerebbe per il futuro? Cosa ti piacerebbe di realizzare? Quale sarebbe un tuo particolare sogno che ti piacerebbe Dici fare? in generale come progetto o in generale come sogno per i giovani Ma allora, direi le due domande, perché comunque anche in queste interviste...
che stiamo facendo sono tutti giovani italiani che lavorano in ambienti comunque internazionali, quasi sempre, e che gestiscono molti network o che cercano di spingere la sostenibilità ambientale sul cibo. Quindi la mia domanda, una è un po' più personale, cosa ti piacerebbe a te fare dopo questa esperienza con il Youth, come Youth Coordinator? E l'altra invece cosa pensi che potrà succedere o che ti piacerebbe che succeda a questo network in futuro? Allora, la prima cosa mi piacerebbe a me personalmente dopo questo ruolo è avere più o meno lo stesso ruolo che ho ora, ma non necessariamente solo per i giovani. Quindi, in generale, perché penso sia importante quello che facciamo ora è di capacity building, appunto, che abbiamo detto. Poi magari i partecipanti ai nostri programmi, la maggior parte saranno soprattutto giovani, però mi piace l'idea di appunto aprire. A me, allora, il programma deve continuare a esistere solo per i giovani, perché ovviamente i giovani hanno, purtroppo al momento vengono date meno opportunità ai giovani rispetto ai non giovani, quindi ovviamente deve continuare a esistere. Però io nel futuro mi vedo, ovviamente io non sarò giovane per sempre, quindi a un certo punto penso che dovrò lasciare il posto ai più giovani, come è giusto che sia. E quindi quello che vorrò più o meno è continuare questo tipo di lavoro, ovvero di coordinare progetti di questo tipo, perché mi piace davvero tanto, quindi capacity building, ma anche action on the ground, communication, è quello che mi piace, è un po' un misto di tutto, che è quello che poi alla fine rende il lavoro sempre interessante e mai noioso. E la seconda domanda era? Seconda domanda, quindi una volta che tu avrai lasciato la coordination del Youth Network, che direzioni gli vuoi dare prima di lasciarlo in futuro? Questa Bella è una domanda, bella domanda, sì. eh? Ma la faccio anche perché proporre un decennio dalle Nazioni Unite è anche una cosa abbastanza originale. Prima andavano sempre con l'anno del pomodoro, l'anno della quinoa, invece si sono impegnati, secondo me, questa era un po' di più di pensare al decennio. Quindi faccio una domanda un po' più impegnativa. Sì, no, è una bella domanda a cui onestamente personalmente non ci ho nemmeno pensato, però così su due piedi mi viene da dire che sì, la direzione che vorrei che il Youth Landscapes Initiative continuasse a avere è sempre più azione a livello locale, e questo legame tra locale e globale. Quindi, cioè, da una parte noi siamo la piattaforma che alla fine collega tutti a livello globale, però è anche importante connettere a livello locale, ed è per questo in effetti abbiamo anche altre iniziative di cui, vabbè, stasera non ne abbiamo parlato, perché se dovessimo iniziare a parlare tutte le cose che facciamo al GLF, penso saremmo qua tutta la notte. Però ecco, col GLF stiamo anche iniziando altri programmi, questo si chiama, uno si chiama il GLFX, che è praticamente quest'idea di avere tanti piccoli GLF in giro per il mondo, proprio per facilitare questa connessione a livello locale, regionale, nazionale, piuttosto che solo globale. Ed è anche quello che mi auguro per il Youth in Landscapes Initiative, continuare a avere questo ruolo di davvero connective tissue tra diversi network, tra diversi individui interessati a diverse cose, ma anche davvero avere la possibilità di collaborare con tanti partner regionali, e di avere programmi in diverse lingue, cosa che già adesso stiamo cercando di fare, e di quanto più possibile non escludere nessuno. Quando si è di persona, ovviamente non escludere nessuno dal punto di vista, si cerca di portare tutti i rappresentanti della comunità digitale. Quando si parla ovviamente a livello digitale, devi considerare le lingue, devi considerare il problema di internet. E quello che mi auguro appunto è quello che
sto cercando anche con il mio lavoro di fare è di essere più inclusiva possibile rispetto, ecco, e quello e come dicevamo prima, davvero che siano sempre dei progetti bottom up, quindi davvero a partire dalla comunità, a partire da coloro che sono quelli che parteciperanno al nostro progetto. Il fatto che continui a co-creare i programmi insieme al target audience e non semplicemente avere una persona che decide è così, 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 in questo caso, in questo evento dobbiamo parlare di questo, questo e quest'altro, no, non funziona, deve essere un processo di co-creazione, si dice in italiano? Sì, co-produzione. Mamma mia. Sì, sì, no, stai alla grande. Perché tra l'altro stai viaggiando da delle terminologie più scientifiche, più da associazionismo, quindi no, stai andando alla grande, un bel esercizio questo, devo... Sì, decisamente. Devo dire, è anche bello alla fine farlo in italiano per raccontare un po' queste cose che fanno questi italiani che sono scappati all'estero, in Olanda o in Germania o... No, assolutamente, è la prima volta che mi capita di farlo in italiano, quindi da quello si può anche dire la mia difficoltà nell'esprimere. No. No, infatti ci dicevi all'inizio che di solito sei tu anche a intervistare, in quest'ultimo anno soprattutto con molte cose online, anche, invece questa volta siamo noi a intervistare te. Esatto. Bene, Amalia, che dici? Abbiamo altre... Non ci sono domande dal pubblico, diciamo? No, non le vedo, non le vedo. Quindi facciamo un altro giro tra noi e poi salutiamo la Anna. E la mia curiosità è come sei arrivata al Global Landscape Forum, tu personalmente. Cosa ti ha portato lì? È una bella domanda. Allora, il mio percorso è stato un po', ecco, movimentato. Ho fatto la triennale a Roma, ho studiato scienze naturali e ero partita con l'idea che volevo diventare professoressa. Poi, mentre ho studiato, ho detto ok, vorrei lavorare in un'organizzazione internazionale, cambiato un po' le idee. E da lì sono andata a studiare a Wageningen, dove sta anche Federico, e ho studiato Forest and Nature Conservation, 2 anni, ho fatto il master lì, è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha aperto la mente tantissimo anche rispetto alle potenzialità che noi abbiamo. Che tutti noi abbiamo, solamente che ogni tanto quando uno magari rimane chiuso nel proprio circolo non se ne rende conto, quando esce fuori queste opportunità vengono messe più in mostra. Dopo Wageningen ho trovato lavoro dopo pochi mesi ho trovato lavoro in Inghilterra e dove facevo la fundraiser, lavoravo per un'organizzazione RSPB, Royal Society for Protection of Birds, e andavo in giro per strada e cercavo di convincere le persone quanto sia importante salvaguardare la natura e quindi come si dice? Joinare, mamma mia! Sì, no, entrare a far parte di queste cose. E dove eri? Negli UK? O... A Manchester. A Manchester, bello. Sì. Sì, sì. E niente, mentre ero lì ho capito che comunque non era proprio quello che volevo fare e ho detto ok, mi prendo un po' di tempo per cercare di indirizzare il mio percorso verso ciò che davvero mi piace. E la mia idea era di lavorare in una NGO, volevo semplicemente andare a far parte, cercavo lavoro ovunque, dal Sudafrica al Perù, ovunque. E non lo trovavo, è stato davvero difficile. Sono stata per parecchi mesi senza trovare nulla, ho passato un periodo pure abbastanza difficile, perché poi è brutto, no? Non, ti sembra che sì. Non potrai
che con quello che hai studiato, con tutte le energie che hai investito, i soldi spesi dalla tua famiglia per farti fare determinati studi, non, e ti sembra che non li puoi mettere in pratica. E quindi ho deciso, basta, per Orto me ne vado in Spagna e vado a fare un po' di volontariato. No. E quindi ho fatto volontariato in Spagna per 4 mesi, con questa piattaforma che si chiama Workaway, in cui tu vai, lavori 5 ore e poi il resto del tempo ce l'hai libero. E mentre ero lì mandavo application, però con una con uno stato d'animo molto positivo rispetto a quello che avevo a mandare application da casa, ed era il mio unico obiettivo, sai. E, e lì ho trovato questo application come tirocinio, quindi rispetto comunque alla posizione che avevo durante subito dopo la specialistica, ho dovuto fare un passo indietro, però era un tirocinio che a me piaceva tantissimo, che era il tirocinio con il Global Landscapes Forum come Youth in Landscapes Network Intern. Quindi lavorare nel Youth Team. E quindi ho fatto application per il tirocinio. Anna, vabbè, c'è stata una piccola lag adesso nella camera di Anna. Sì, adesso si sta ricollegando. Mi sentite? Eccomi. Adesso sì. Adesso sì, eravamo rimasti alla rientrata che avevi trovato questo internship al Global Landscape Forum, e da lì quindi poi è nata la ricollata che ci raccontava. Esattamente. Bello, bello. Questo è un bel messaggio anche per... cerchiamo di collegare in queste esperienze anche di Weekly Seeds, come questi piccoli semi che condividiamo con le persone, che speriamo che un giorno crescano, e anche l'utilizzo della piattaforma Twitch anche per cercare di coinvolgere anche i giovani, quindi siamo sempre lì col pallino. E anche il tuo percorso è interessante, si somma alle altre persone che ci hanno raccontato i tuoi percorsi, che non erano assolutamente lineari, anzi avevano delle curve, degli alti e dei bassi, e puoi trovare una direzione che rendesse felici queste persone. Quindi anche la tua storia ci può essere certamente di ispirazione ad altri. Il fatto magari di non sapere cosa fare, vado a fare volontariato, benissimo. Questa mi sembra un'ottima idea per stare su col morale. Poi immagino, perché anche qui a Wageningen è un ambiente così stimolante, che quando si parte si sente un pochettino la mancanza ogni tanto. E quindi no, è davvero una bella... davvero ispirazione, trovo. E io chiuderei con una domanda della chat. Wow, vai. Chiaretta. Ok. La domanda più veloce, quindi possiamo tranquillamente rispondere prima di chiudere la live, che ci chiede, ad Anna, sei mai stata in prima persona nei luoghi che aiuti a ripristinare? O non ancora? No, allora, rispetto, ecco, con i Restoration Stewards, no, non ci sono mai stata. E come ho già detto, poi era pure il primo anno questo, quindi anno di corona, ovviamente i viaggi non sono facili. Certo. È una cosa che appunto potrebbe essere utile, ovviamente, poter andare e conoscere questi Restoration Stewards di persona, magari... fare anche video del loro Restoration Project Site, cose così. Però magari nel futuro è una cosa che potrà accadere, magari non di tutti e cinque, di uno o di due, a seconda anche degli eventi che poi il GLF avrà. Quindi dove sono a livello geografico, magari un evento del GLF si focalizza su una specifica area geografica, magari c'è un Restoration Steward lì vicino, e uno unisce le due cose. Però ovviamente prima, quando avevamo eventi di persona, come ad Accra in Ghana, lì ovviamente per coordinare tutto il programma ci si è andati. È stata un'esperienza meravigliosa. Bello, bello. Ottimo. Bene, noi abbiamo raggiunto il nostro tempo che ci siamo appunto pianificato. Quindi, prima di fare gli ultimi ringraziamenti, lanciamo l'episodio per la settimana prossima, che non sarà più un weekly seats standard con giovani network, eccetera, ma andiamo più a parlare più di cibo sul concreto, anzi su una bevanda, la prima, giusto Amalia? Che abbiamo? Giusto.
si parlerà infatti di caffè con Gianni Trazzi e quindi ci spostiamo un po' e andiamo più sì, sul concreto, sulla filiera. E... sulla filiera del caffè, bello. E andiamo a indagare un po'. Bello, bello, bello. Quindi il 21 giugno, lunedì. Alle 21. Alle 21. Ci aspettiamo ancora qua su Twitch. E io ringrazio velocemente Studio Billy per le musiche, Studio Bomburo per le grafiche. Ricordiamo, questo è un independent dialogue, quindi si collega bene a quello che diceva l'Anna prima. Quindi sono degli eventi indetti dalla FAO per il Food Summit System, che avrà luogo a Roma a fine luglio. E sono dei dialoghi appunto indipendenti che ognuno a casa sua o con i network che può sviluppare per parlare di cibo e sostenibilità sostanzialmente, e questi poi verranno raccolti in una serie di tutti questi piccoli dialoghi che hanno avuto luogo prima di questo evento, invece molto più globale e più formale. E ringraziamo un sacco Amalia, grazie mille. Grazie a te Fede. E Anna, è stato davvero bello averti qua con noi oggi, grazie, grazie di cuore. Grazie a voi ragazzi dell'invito. Benissimo. Allora, a presto e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. E sì, a lunedì prossimo. Ciao. Ciao, ciao a tutti.